insomma, c'è piena luce e ricordiamo la risurrezione di Gesù che è anche la nostra risurrezione. Ma stamattina permettetemi, perché sempre per questa nuvola nel cielo quando si parla della risurrezione di Gesù. Perché Gesù è stato iniziato con il supplizio che si dà ai malfattori, agli uomini peggiori ed anche ai poveri, ai disgraziati, perché certamente un cavaliere non si può condannare alla croce. E quindi Gesù ha scelto veramente l'ultimo posto, l'ultimissimo posto, perché anche ai condannati alla croce non si riservano tutti i disprezzi che sono caduti sul condannato Gesù. Gli hanno sputato in faccia, lo hanno schiaffeggiato, gli hanno messo la corona di spine, lo hanno colpito a frustate senza risparmio. Allora uno si domanda, ma è possibile che Dio misericordioso, che il Padre di Gesù lo abbia esposto a tali sofferenze e soprattutto a tale derazione? Ecco, questa è una domanda che mi sono posto tante volte. E purtroppo la risposta che ci dà la Chiesa, che ci danno i catechismi, è molto semplice. Quando dite, ma è possibile che Dio abbia esposto il Figlio a queste crudeltà? E la risposta che vi darà ogni sacerdote, normalmente, diciamo, credo di essere io solo, il sapiente, vi dirà, per i nostri peccati, a causa dei nostri peccati, e allora certamente. E allora la nostra domanda è questa: non poteva avere una mano un po' più leggera con suo figlio? Perché non ha risparmiato nulla, assolutamente, non solo le sofferenze fisiche, ma anche la degradazione, il disonore, far vedere a tutto il mondo che si tratta di un mascalzone, di un povero. Com'è possibile questo? Allora è chiaro, prima di tutto Cristo stesso, la sua persona, è il Figlio di Dio che, vedendo la desolazione del mondo, la desolazione dell'uomo e anche la bellezza del mondo che Dio ha creato, e a vedere come noi straziamo questo mondo, lo uccidiamo poco a poco, ma lo sta vedendo. Allora Dio ha avuto pietà e il Figlio, come dice quello squarcio magnifico di San Paolo, generosamente ha detto che io possa avere la libertà di andare tra gli uomini e riparare la causa delle guerre, la causa delle discordie matrimoniali, la causa delle sofferenze in cui ci sbraniamo uno con l'altro. E come ha fatto? Come ha fatto? Ha scelto l'ultimo posto, l'ultimissimo, che non appare tra gli uomini, non appare sulla terra dicendo, guardate che io vi ordino di non essere così orgogliosi, così tenaci, così cattivi. No, che cosa ha fatto? È andato a vivere con i poveri e ha scelto lui
sembra quasi un menù di grand hotel. Ha scelto lui le sue terribili sofferenze, le sue tragiche umiliazioni. Forse, davanti a me che ci vado per primo, davanti a me che non ho timore di sfidare i miei nemici, forse si convertiranno, forse cambieranno. Ecco, c'è la ragione. Facciamo cambiare noi. Pensate solamente al piccolo gusto della nostra città. È formato da gente buona, da gente che ha il coraggio dell'umiltà, che davanti alle difficoltà coniugali fino alla testa aspetta, cerca le parole tratte dal suo cuore che hanno cambiato, che non faranno più guerre, che distruggono le officine e le armi, che servono sono stati di pace, che hanno perduto questa vita di soldi che li fa essere dei ladri anche se i guanti bianchi. Ecco, però bisogna sperare. Bisogna che a un certo punto il sangue di Cristo colato dalla croce tocchi il loro cuore, il nostro cuore. Sarà che questa Pasqua ti fa essere più miti, più dolci, meno esigenti, meno rassegati, affamati di soldi, meno calati. Loro Lucchesi pare che non abbiano dato spesso dei buoni esempi di generosità, di bontà, di amore per gli altri. Vi lascio con queste domande. Oggi voi direte, ma questo è un giorno di festa, godiamocela già. Però ricordatevi che questa festa è costata al Cristo fino all'ultima goccia di sangue e questo non possiamo dimenticare. O Cristo, mettiti davanti a noi con il corpo piegato, ricoperto di sangue, e dicelo con una voce che ci tocca il cuore, che finalmente abbiamo cessato di peccare. O Cristo Re, Signore del mondo, sii indulgente con noi. Siamo molto duri ad accettare, molto duri. Ma chissà, qualche fiore su questo campo deserto della nostra città, qualche fiore forse.